Ieri sera, nel corso della Notte de Bissot, si è tenuta la premiazione dei vincitori del concorso Vota il tuo giardino preferito, abbinato alla sesta edizione dei Giardini di Natale, la manifestazione curata dal Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza. Alle ore 21 sul palco il sindaco Giovanni Malpezzi e l'assessore ai lavori pubblici e patrimonio Claudia Zivieri hanno premiato gli autori dei quattro giardini risultati più votati fra gli oltre 80 allestiti lungo i corsi cittadini. Al quarto posto la Faentina Banca del Tempo, al terzo la cooperativa sociale Faentina CEF, al secondo posto le guardie ecologiche volontarie e a trionfare il coro dei Babbi Natale dei Fratelli Gorini, conosciuti in tutta la città come realizzatori doc di allestimenti natalizi, celebre fra tutti il presepe di San Francesco. Ai vincitori è andata un'opera in ceramica realizzata dagli studenti dell'Istituto Ballardini. Vi proponiamo qui di nuovo il coro dei Babbi Natale. Premi il tasto rosso e il Natale si accenderà a San Francesco. Il grande carillon di Natale della famiglia Gorini quest'anno si è spostato da Via De Gasperi al Parco di San Francesco, dove, ospite del caffè Tazza d'Oro, nel gazebo del bar, è stato allestito un grande coro di Babbi Natale e Befane. L'arrivo in centro ha portato alla grande opera musicale a rientrare all'interno dei giardini di Natale e non passa ora che passanti di ogni età, italiani e stranieri, si fermino non riuscendo a resistere alla tentazione di premere il pulsante. Quest'anno sì, abbiamo voluto fare una cosa un po' più, insomma, un pochino più completa e grazie soprattutto all'aiuto di mio fratello che già l'anno scorso aveva iniziato con tutta la parte informatica e aveva messo tutte le luci a ritmo di musica con delle belle musiche. Quest'anno ha completato l'opera con tanta meccanica, da coccodrillo che muove la bocca a Babbo Natale che si alza in piedi, a un bel coro meccanico di 10 personaggi tra Babbi Natale e Befane che cantano a ritmo di musica. Senti, è stato impegnativo, avete messo in piedi un bel team per organizzare tutto. Sì, sì, sono state tante collaborazioni esterne, oltre noi fratelli ci ha aiutato tantissimo nostro babbo, diversi amici, sia ragazzini, Damiano, i cugini, mia sorella, mia mamma, insomma tanti, sì, adesso forse mi dimentico qualcuno, spero che non se ne abbia male. 1, 2, 3, 4! Ha!
quest'anno siete in centro e fate parte anche dei giardini di Natale, quindi teoricamente siete anche votabili per il miglior giardino di Natale. Sì, teoricamente sì, speriamo che si concretizzi anche nella realtà. Sì, ci hanno inserito nella manifestazione dei giardini, siamo il numero 41, a chi è piaciuto. Non vogliamo insistere per il voto, però a chi gli piace, a chi gli è piaciuto può votarci alla Proloco, che si trovano i fogliettini per il voto in tutti i bar e in tanti esercizi commerciali. Accanto al pulsante per far avviare il carry-on c'è il solito tubo dove raccogliere i fondi. Per che cosa quest'anno? Sì, quest'anno abbiamo diversificato tra una parte, cioè c'è un tubo per l'associazione del Comitato Amicizia per raccogliere per il Burkina Faso e un tubo invece per raccogliere per noi come autofinanziamento. Quindi dopo la gente sceglie quello che vuole finanziare. Entrambi i progetti utili, forse quello di Burkina forse è un po' più utile, però. Senti, alle 4:30 più o meno quando parte il carion qui c'è ormai la coda, anche perché escono le scuole e i bambini vengono qui. Sì, direi che l'orario di punta si può dire che è tra le 4:30 e le 6 qui in centro, mentre quando eravamo a casa nostra fino all'anno scorso era più serale l'orario, magari si fermava la macchina e faceva il pit stop in auto. Quest'anno qui c'è più passaggio pomeridiano, infatti l'orario d'apertura è 4:30-20 tutti i giorni, tranne i festivi, magari Natale, Capodanno, quei giorni lì teniamo aperto un po' più in serale. E fino a quando andrà avanti invece? Fino al 7 gennaio. Per la Befana cosa avete organizzato? Per la Befana? Ancora niente, però dai, vediamo di portare un po' di carbone a tutti i bambini.